Allora, siamo Illati. Dottoressa, questa è un'azienda aperta al mondo, il vostro fatturato è legato al 70% all'export, però così legata al territorio. Che cos'è per Lati il territorio, quindi il Made in Italy, il fatto di produrre e dare benessere qui? Eh sì, effettivamente Lati è la classica multinazionale tascabile. Abbiamo ormai un fatturato di 180 milioni di euro, di cui il 70% appunto è generato dalle nostre esportazioni. Abbiamo una forte vocazione internazionale già dagli anni 80, quindi mio padre già teneva molto al fatto di esplorare nuovi mercati e trovare nuovi sbocchi, nuove opportunità per i nostri compound. Ma al contempo siamo un'azienda italiana, fortemente radicata sul nostro territorio. Ci piace generare valore sul nostro territorio, creare progresso per il nostro paese e addirittura ci piace pagare tasse in Italia, perché appunto questo valore, il valore che noi generiamo, sappiamo che può essere ridistribuito anche a categorie, a persone che possono avere bisogno di questa ridistribuzione della ricchezza. Il legame con il nostro territorio è sicuramente affettivo, perché siamo dal 1945 a Vedano Lona, che è appunto il paese dove mio nonno ha fondato l'azienda, e poi ci siamo sviluppati sempre nel territorio di Varese a Gornate Olona, dove abbiamo il nostro più importante sito produttivo. Il legame col territorio è indissolubile, c'è un forte apprezzamento delle bellezze del nostro territorio. Il Varesotto è bellissimo sia da un punto di vista paesaggistico, naturalistico, e questo sappiamo è un valore che deve essere rispettato, quindi da lì abbiamo sviluppato una forte propensione alla sostenibilità ambientale. Il legame col territorio è ovviamente anche con le persone, quindi le persone che lavorano in Lati molto spesso vengono dal nostro territorio, anche se oggi con lo smart working ci possiamo spingere anche a raccogliere da un serbatoio un po' più ampio, però tendenzialmente appunto ci piace dare lavoro localmente e anche creare indotto con aziende del territorio. Quindi, insomma, vediamo l'azienda nel suo ruolo politico e sociale di generatore di progresso per tutta la comunità e per tutto il territorio.